Una domenica virtuale anche per i fedeli della diocesi di Brindisi-Ostuni, con molte parrocchie che ormai si sono attrezzate tramite mezzi di comunicazione di permettere la partecipazione alla messa, in particolare attraverso le varie pagine Facebook. A Sant'Onaci, Don Francesco Funaro, parroco della chiesa Maria Assunta, al termine della celebrazione è uscito con l'Eucarestia sul sagrato per benedire la città. A Carovigno, invece, il sindaco Lanzillotti si è recato presso la grotta del santuario della Madonna del Belvedere, consacrando la città al cuore immacolato di Maria. Un messaggio a tutta la diocesi è arrivato anche dall'arcivescovo Domenico Caliandro, che ha invitato a cogliere questo momento per tornare a scoprirsi comunità. Sia veramente questo momento di riflessione. Occupiamo questo spazio in cui capiamo che noi siamo poveri, abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno di costruire una grande comunità, una grande comunione e abbiamo bisogno di Gesù in mezzo a noi che diventa colui che ci raccoglie tutti. Allora cammineremo veramente verso il dono dello Spirito Santo che Gesù ci darà a Pasqua e cammineremo recuperando le nostre relazioni, i nostri rapporti, fondandoli veramente nel cuore e non nella banalità che passa come passa il tempo.